thank you tra pochi istanti torna a Telesveva notizie in primo piano la risposta delle forze dell'ordine all'emergenza criminalità a Barletta i carabinieri hanno smantellato le principali organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti agli arresti anche il noto Bosso Cosimo Damiano Canninto ancora la cronaca con una rapina ai danni del nightclub invidia a Trani ma gli eventi sono entrati in azione nella notte quando c'erano ancora due clienti nel locale portando via denaro e oggetti di valore. Emergono altri particolari sull'inchiesta della procura di Lecce sulle presunte tangenti ai magistrati. Ieri l'interrogatorio di garanzia Bernardi e Savasta, il primo ha respinto tutte le accuse, il secondo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto il Ministro Bonafide ha firmato la richiesta di sospensione per i due magistrati. Ci sposteremo anche ad Andrea dove all'ospedale Bonom è stato sperimentato un nuovo intervento altamente complesso per risolvere. Le anomalie del ritmo cardiaco. Avremo in studio durante il nostro telegiornale il dottor Michele Cannone, direttore dell'unità operativa di cardiologia. La copertina sportiva sarà invece occupata dai recuperi di eccellenza. Vi proporremo tutti e 22 i gol delle cinque partite giocate ieri e approfondiremo l'ottimo momento del team Altamura nel campionato di Serie D. Vi parleremo di questo e di altro subito dopo la sigla. Il più duro colpo alle nuove aspirazioni mafiose della criminalità organizzata a Barlettana è stato inferto all'alba di oggi dai carabinieri su mandato della direzione distrettuale antimafia e con l'impiego anche dei reparti speciali cacciatori Puglia dell'arma. 21 persone di ben 4 gruppi criminali sono state arrestate. 21 arresti, 12 in carcere, 9 ai domiciliari sono stati eseguiti all'alba di oggi a Barletta dai carabinieri del Comando Provinciale di Bari su mandato della Procura della Repubblica. Tutti i barlettani, gli arrestati, devono rispondere di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. Ma che non si tratti di una delle consuete operazioni antidroga lo si è compreso dalle parole del procuratore aggiunto Francesco Giannella, espresse nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina nella sede temporanea della Procura di Bari, in cui era accompagnato, tra gli altri, dal pubblico ministero Giuseppe Maralfa e dal comandante dei carabinieri di Barletta Montinaro. Questa operazione è importante perché ha impedito che la presa di possesso dei territori occupati da questi gruppi che si dedicavano al traffico e allo spaccio di stupefacenti assumesse anche i connotati di mafiosità, così come erano stati prima del 2009, quando, grazie alle operazioni Fiera Mosca e De era appunto attestata la mafiosità di quei gruppi e del processo Dolme. E infatti tra gli arrestati c'è il boss Cosimo Damiano Cannito che dà il nome al gruppo criminale, ma anche ben cinque esponenti della famiglia albanese detti i Vaccari, poi i fratelli Sarcina, i Lombardi con Gino Melon come riferimento dell'organizzazione di cui faceva parte anche Ruggero Lattanzio, detto Rino non lo so, ucciso martedì in via di Quonzo tra gli arrestati anche colui che si è dichiarato colpevole di questo omicidio il 29enne Alessandro Cacciatore i quattro gruppi si erano suddivisi le piazze di spaccio della città commercializzando ogni tipo di sostanza stupefacente e stavano anche assumendo le caratteristiche delle organizzazioni mafiose. Le quattro associazioni a delinquere smantellate con l'operazione di oggi sono nate infatti sulle ceneri delle più importanti organizzazioni mafiose operanti sul territorio e colpite dalle operazioni antimafia Fieramosca e Download e dallo storico processo Dolmen. Le indagini odierne nascono invece nell'agosto del 2009 dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che riferì degli intenti organizzativi della malavita barlettana. La Cerenza Prima poi Luigi Di Canosa, cognato degli albanese, sono stati i primi due collaboratori di giustizia diventati poi in tutto 15 e grazie a loro e alle attività investigative dei carabinieri di Barletta fatte di appostamenti e videoregistrazioni che non solo sono stati messi a segno numerosi sequestri di droga in questi anni ma si sono potuti dimostrare collegamenti e aspirazioni mafiose di questi gruppi criminali, il cui primo gesto per emergere fu cacciare dalla piazza di Spaccio di Piazza Castello gli Andriesi. Questo gesto li aveva fatti sedere al tavolo delle trattative con i pezzi grossi Andriesi, Cerignolani, napoletani fino a trovare contatti con broker internazionali di stupefacenti provenienti dalla Spagna e dall'Albania. Rapida mano armata, questa notte in un night club alla periferia di Trani. Alcuni malviventi hanno fatto irruzione nel locale poco prima della chiusura, intimando ai proprietari di consegnare loro l'incasso. Nella struttura erano presenti ancora un paio di clienti. Sull'episodio indagano i carabinieri. I rapinatori sono arrivati pochi minuti prima della chiusura, intorno alle tre e mezza. Armi in pugno hanno minacciato i proprietari del locale, facendosi consegnare l'incasso della serata per poi uscire da un ingresso secondario. È la ricostruzione di quanto accaduto la notte scorsa a Trani, quando alcuni malviventi, almeno due ma non si esclude che ci fossero altri complici, ad attenderli all'esterno, hanno fatto irruzione nel nightclub L'Invidia di via Barletta. Al momento della rapina, nella struttura erano ancora presenti un paio di clienti, ma i banditi non li hanno derubati. Si sono rivolti invece ai proprietari, intimando loro di non opporsi e obbligandoli a consegnare denaro contante, la somma non è stata ancora quantificata, e alcuni monili. Poi sono fuggiti dalla porta posteriore facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenute alcune guardie giurate dell'Istituto di Vigilanza del Livri e i carabinieri della Compagnia di Trani. A loro il compito di identificare i banditi. Una mano alle indagini potrebbe arrivare dai filmati registrati dalle telecamere di sicurezza del locale, acquisite dai militari, assieme ad alcuni reperti. Dalle carte dell'inchiesta della Procura di Lecce sulle presunte tangenti ai magistrati emerge una vera e propria rete di amicizie che ruotava attorno a Nardi e Savasta e che li avrebbe aiutati a trovare imprenditori in difficoltà a cui offrire aiuto durante i processi. Ieri i due magistrati sono stati interrogati dal GIP di Lecce, Nardi ha respinto tutte le accuse mentre Savasta si è avvalso della facoltà di non rispondere e intanto il guardasigilli Alfonso Bonafide ha firmato la richiesta di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per i due magistrati. Hanno risposto alle domande del GIP, ma entrambi respinto tutte le accuse. Il magistrato Michele Nardi e l'ispettore di polizia Vincenzo Di Chiaro, arrestati insieme all'ex PM di Trani Antonio Savasta, che invece si è avvalso della facoltà di non rispondere con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari. I tre indagati sono stati sottoposti nel carcere di Lecce all'interrogatorio di garanzia dopo l'arresto del 14 gennaio scorso. Nardi, ora PM a Roma, che all'epoca dei fatti contestati era in servizio a Trani, ha risposto per circa tre ore alle domande domande del GIP di Lecce. Assistito dai propri legali, Nardi ha raccontato la sua verità fornendo al magistrato inquirente Roberta Licci anche spunti per verificare e riscontrare le dichiarazioni rese. Si è detto completamente innocente attribuendo le accuse a dissidi di natura personale col suo principale accusatore, l'imprenditore di Corato, Flavio Dintrono. Contrasti che Nardi avrebbe ricondotto ad una controversia sulla proprietà di una villa oggetto di una costosa ristrutturazione. Dintrono confessò di aver pagato quei lavori circa 600 100.000 euro come favore al magistrato tranese che avrebbe dovuto aiutarlo ad uscire indenne dal processo per usura in cui era coinvolto. Riguardo la presunta associazione per delinquere, Nardi ha sostenuto di non avere rapporti di amicizia con il suo collega Savasta. Le dichiarazioni del magistrato tranese sono ora al vaglio del Gip Giovanni Gallo. Intanto, dalle carte dell'inchiesta emerge una vera e propria rete di amicizie che ruotava attorno a Nardi e Savasta e che li avrebbe aiutati a trovare imprenditori in difficoltà a cui offrire aiuto nei processi. Sì. Ieri il ministro della giustizia Alfonso Bonafide ha firmato la richiesta di azione disciplinare indirizzata al CSM nei confronti dei due magistrati. Il guardasigilli ha chiesto la sospensione sia facoltativa sia obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori ruolo dall'organico della magistratura. Andiamo ad Andrea dove nei giorni scorsi nel reparto di cardiologia dell'ospedale Bonomo è stato eseguito per la prima volta un intervento molto complesso in grado di risolvere definitivamente alcuni tipi di aritmie cardiache. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio. Interventi che salvano la vita o che sono in grado di migliorarla. Buone notizie dalla spesso bistrattata sanità andriese arrivano dall'altrettanto bistrattato ospedale Lorenzo Bonomo, dove nei giorni scorsi nel laboratorio di elettrofisiologia dell'unità di cardiologia è stata eseguita la prima procedura di ablazione transcatetere mediante radiofrequenza di tachicardia parossistica sopraventricolare. Ad operare i dottori Francesco Santoro e Domenico Gianfrancesco, sotto la supervisione del direttore, il dottor Michele Cannone. Si tratta di un intervento altamente complesso che può essere fatto in anestesia locale ed è in grado di risolvere in via definitiva alcune anomalie del ritmo cardiaco, le cosiddette aritmie sopraventricolari. Attraverso il posizionamento di alcuni cateteri all'interno del cuore introdotti dal linguine è possibile mappare alcune aritmie e tramite l'erogazione di radiofrequenza si può interrompere il cortocircuito che è causa di questa patologia. La paziente, una 55enne, la prima ad essere sottoposta a tale procedura, ne soffriva da tempo con un recente peggioramento delle sue condizioni da quando, iniziando dalle sedute di dialisi, la frequenza delle aritmie era nettamente aumentata. Dal giorno successivo all'intervento, la donna ha potuto finalmente eseguire le sue sedute dialitiche senza avere più complicazioni. Approfondiamo questo argomento in compagnia del dottor Michele Cannone, direttore dell'Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale Bonomo. Benvenuto, dottore. Allora, noi abbiamo fatto la prima procedura di ablazione transcatetere ad Andria, è una tecnica nuova ovviamente per il nostro centro. In Puglia si attua in pochi centri e c'è un fabbisogno in Puglia di circa 7.000 procedure, mentre ne vengono solo espletate 1.500. Il centro con cui siamo in maggior rapporto di collaborazione è quello di Acquiva delle Fonti, con il dottor Massimo Grimaldi, che diciamo, è il nostro punto di riferimento per quanto riguarda la Puglia. In più abbiamo recentemente nel nostro gruppo un nuovo collaboratore dal maggio scorso il dottor Santoro che è stato in un centro estero ad Amburgo il professor Cook dove ha acquisito una discreta esperienza sull'argomento per cui eh, si è creata una sinergia tra nostre professionalità e il nuovo arrivo del dottor Santoro e martedì abbiamo potuto effettuare la prima ablazione di un'aritmia sopraventricolare. Ecco dottore, parliamo di anomalie del ritmo cardiaco di cosa parliamo perché possono essere pericolose. Allora, le anomalie del ritmo cardiaco nel caso specifico sono aritmie di tipo sopraventricolare, quindi non sono dotate di una particolare pericolosità per il paziente, però la recidiva e l'alta frequenza che il cuore raggiunge ovviamente crea un disagio e può creare delle problematiche. La paziente specifica era una paziente che andava incontro a queste forme di tachide parossistica, elevata risposta ventricolare durante il trattamento o immediatamente dopo la dialisi, per cui questa recidiva di aritmia imponeva la soppressione definitiva dell'aritmia anche perché il trattamento farmacologico non era efficace. E quindi adesso abbiamo eradicato completamente l'aritmia e la paziente non andrà più incontro a queste problematiche. Ecco, in buona sostanza, che cosa cambia rispetto al passato? Qual è la novità? Allora, la novità è che queste procedure, finora ad Andria, nel nostro reparto di cardiologia, non si erano mai fatte, quindi. Come eh, ho scritto ieri, ho detto ieri nel messaggio, anzi qualche giorno fa, nel messaggio presentato, è che si apre un nuovo orizzonte, il primo passo verso un nuovo orizzonte è l'ablazione delle aritmie nell'ambito del reparto di cardiologia di Andrea. Benissimo, grazie dottor Michele Canone per essere stato con noi, noi andiamo avanti con il nostro telegiornale cambiando completamente argomento, parliamo di una terribile esperienza per una cagnolina meticcia ferita a Bari da numerosi pallini di caccia esplosi da una pistola d'aria compressa, ferita è stata soccorsa dai membri del canile sanitario del capoluogo sui social per carabina, come l'hanno chiamata i volontari, è nata una catena di solidarietà. Le hanno esploso addosso una raffica di pallini da caccia con un'arma d'aria compressa. La rabbia insensata di alcuni ignoti si è abbattuta su una cagnolina randagia di circa 7 anni ferita al muso e trovata nella serata di mercoledì 16 gennaio a Bari in strada Pezze del Sole da un attivista dell'ufficio del garante dei diritti degli animali. La randagia ha perso la vista da entrambi gli occhi, pesa 25 kg ed è stata assegnata alle cure di Patrizio Giaquinto e dei suoi collaboratori nel canile sanitario di Bari. Gli operatori della struttura hanno raccontato la storia di Caracas. Questo è il nome dato all'animale sulla pagina Facebook del canile. Un nomignolo ispirato all'arma che ha dato vita a questa terribile esperienza e alla fata carabina del romanzo di Daniel pennac Che sia stata abbandonata dal suo padrone o sia finita nel mirino dei cacciatori, fa poca differenza. Il cane, una meticcia, non era microcippato e il suo stato fa pensare ai volontari che fosse randaggio da diverso tempo. Ha superato la notte, non è più febbrile ma ancora inappetente, spiegavano su Facebook questa mattina. Ovviamente è del tutto terrorizzata e verrà sotto. Posta ad ulteriori accertamenti. L'attivista che l'ha trovata ha fatto una segnalazione alla polizia locale, mentre il movimento animalista sta valutando se presentare denuncia per maltrattamento di animali. Intanto le foto di carabina sono state anche postate in rete a rendere indelebile la cattiveria di chi si è accanito su un piccolo e indifeso animale. Dieci tavole serigrafiche per aiutare gli studenti con difficoltà di apprendimento sono state donate dal club Rotary Valle dell'Ofanto all'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di San Ferdinando di Puglia, un'iniziativa frutto della collaborazione con il professor Giacomo Stella, fondatore dell'Associazione Italiana di Dislessia. Li chiamano strumenti compensativi, dieci tavole che aiuteranno gli studenti, in particolare quelli affetti da difficoltà cognitive, ad imparare i primi rudimenti della matematica. La donazione del Rotary Club Valle dell'Ofanto, i destinatari, cinque circoli didattici della provincia Bat, tra cui l'istituto comprensivo Giovanni XXIII di San Ferdinando di Puglia. Un'iniziativa frutto della collaborazione con il professor Giacomo Stella, fondatore dell'Associazione Italiana di Slessia, tra i massimi esperti in tema di neurocienze. Sono degli strumenti di facilitazione per i bambini, per tutti i bambini naturalmente ci sono coloro che ne hanno più bisogno o quelli che ne hanno meno bisogno e sono degli elementi che servono soprattutto per l'attività in ambito aritmetico, quindi la, la mitica matematica che è il terrore dei bambini e delle bambine. In realtà può essere molto semplificata alla portata di tutti. In sostanza questa tavola è uno strumento di accessibilità all'apprendimento. Oggi si parla di accessibilità, si parla di abbattere barriere architettoniche, di fare i scivoli perché tutti devono raggiungere i luoghi, bene, tutti devono raggiungere la conoscenza e gli apprendimenti. Una scuola al passo coi tempi, chiarisce il professor Stella, ha il compito di fornire ai suoi studenti gli strumenti tecnologici in grado di facilitare la comprensione dei temi affrontati durante il percorso scolastico. Bisogna fare uno sforzo, tutti i docenti devono fare uno sforzo. Non bisogna demonizzare lo strumento che poi tu stesso docente usi fuori dalla scuola e i bambini li usano fuori dalla scuola. Anzi, bisogna che si sviluppi una... Uh, pedagogia digitale, una didattica digitale che eh, ingloba e migliora le potenzialità del digitale. L'uso degli strumenti digitali serve a questo anche nella scuola. Ti faccio capire, ti faccio fare esperienza, dopo ti spiego, ma prima ti faccio fare esperienza. Abbiamo una possibilità eccezionale, perché non utilizzarla? Per il terzo anno consecutivo, il Rotary Club Valle dell'Ofanto organizza iniziative a sostegno dei ragazzi con difficoltà di apprendimento. Fare in modo che questi bambini acquistino un'autostima che di solito non hanno, perché loro di solito si sentono, diciamo in un certo senso, soli, eh, poi non sono capace, non posso farlo. Invece, in realtà, basta veramente dei semplici, bastano veramente dei semplici materiali per aiutarli e agevolarli nel loro lavoro. Questo farà sì che loro acquistino questa autostima che per me è molto importante. Bene, è tutto per il momento. Noi ci rivediamo tra qualche istante dopo una breve pausa per il nostro TG Sportivo.